Ciao a tutti, come sempre bentrovati, bentornati, benvenuti se siete nuovi sul canale, siete su Cartomantica e l'interattivo di oggi risponderà a una domanda particolare, cioè un messaggio che vi viene dalla persona alla quale state pensando, una specie di messaggio proprio telepatico. Naturalmente anche per questa volta, visto che questa è un po' l'impronta del canale, useremo l'Elenormand, il Petit Lenormand. Useremo per la prima volta, anche se è la prima volta che sono qui, le mystichèse, che sono queste un po' da mille una notte, insomma, un po' meno, però a me piacciono molto perché sono molto maneggevoli, quindi le amo per questo. I disegni sono carini, ma non sono le nostre Dreaming Way. Non voglio fare il tifo e spingervi tutti qui, scegliete liberamente, però se vi ispirano questi disegni sono sicuramente diversi, ecco. E invece, per chi ama la tradizione, abbiamo le solite Piatnik, quelle più diffuse e anche, come vedete, più usate, anche se ne avrò 20.000 mazzi, però sono tutti ridotti peggio di così. Bene, ognuna di queste varianti ovviamente è associata a una pietra per facilitarvi ancora il compito: la blu per il primo gruppo, per il primo mazzo, la verde per il secondo e quella bianca trasparente per il terzo. Trovate nel caso i link nella descrizione del video, quindi io vi invito a scegliere. Se volete mettere il video in pausa va benissimo, quando poi avrete deciso aprite la descrizione del video, c'è la freccina, e fate clic su uno dei tre timestamp che vi porta direttamente nella parte che avete scelto ascoltare la vostra variante. Anche oggi useremo l'oracle G, perché insomma ultimamente così è il mio periodo G, poi cambieremo. E poi useremo anche questo mazzo per tutte e tre le stese di Petit Lenormand, questo che sapete che è quello a cui io tengo, perché sono, questa la togliamo, sono particolari perché hanno dei personaggi, quindi ci aiutano a estrapolare un po' la personalità, in questo caso della persona che avete in mente, anche per aiutarvi a capire se siete nella variante giusta. Altrimenti mi raccomando, cambiate, non succede niente. Si spera che in una delle tre ci siate, se no, se questa volta è così, non fa niente, sarà per la volta prossima. Ok? Allora, io do per scontato che abbiate scelto o che abbiate messo il video in pausa e inizio subito con la prima variante, mettendo via le altre due senza far crollare tutto quanto. È crollato molto bene, non importa. Allora, eccoci qui. Allora, pronti con le nostre mystichèse che fanno il loro esordio sul canale, andiamo prima di tutto a vedere le energie tra voi e questa persona, quali sono. Voi già lo saprete, però insomma vediamo la situazione nella quale vi muovete entrambi per capire di che cosa si tratta. Piano piano. Allora, tempo per un sonnellino. Direi che è una persona con la quale in questo momento o vi siete presi una pausa o si è presa la pausa, comunque di pausa si tratta. È una pausa, sembra opportuna, non è detto che sia gradita. Sicuramente è diciamo uno dei contesti ideali da cui cercare di capire che cosa pensa qualcuno se non siamo in contatto. Adesso con i nostri Osho Zen andiamo a esplorare un pochino di più questo vostro mondo in relazione a questa persona, per cercare di capire le vostre energie, le sue, queste ci interessano, ma anche come interagiscono tra loro. Difatti qua abbiamo una connessione, però questa è come se steste entrambi valutando, pensando a cosa si potrebbe fare, no? Abbiamo queste possibilità, guardando un po' verso l'orizzonte per capire se vale la pena di continuare, di interrompere il sonnellino, che cosa succederebbe se, non, insomma, no? Però partiamo da un buon livello di connessione. Vediamo voi come siete in questa stesa, siete in forte introspezione, quasi quasi, secondo me l'interattivo veniva meglio su di voi. Allora, direi che avete comunque dei buoni presentimenti, quindi probabilmente, anche se è un distacco, non è poi così pesante, o se anche lo fosse avete dei buoni presentimenti ugualmente. D'altra parte vi ricordo che al taglio c'era questo, quindi insomma quando c'è questa carta la connessione è forte, e siete così in attesa di un cambiamento. Questo non solo è come state voi, ma è anche un po' quello che energeticamente trasmettete all'altra persona. Allora, secondo me qua con ogni probabilità questo pisolino l'avete o imposto o provocato
ma non per cattiveria, semplicemente perché secondo voi qua questa persona arriva sempre a tanto così e poi il balzo, il salto di qualità, come si dice, non lo fa. Quindi avete comunque, sapete che dando questo periodo di pausa, indipendentemente da chi l'ha provocato, però voi sapete che è un periodo che dovrebbe stimolare una presa di posizione o un avanzamento da parte dell'altra persona, la quale altra persona, per la verità, effettivamente sta in questo periodo covando un desiderio di avanzare in questo preciso momento, si sente ancora un po' fermo, fermato da qualcosa. Allora, vediamo, noi dobbiamo ricordarci che cosa vi sta dicendo nella sua testa, no? Quindi vediamo adesso queste energie, effettivamente qua confermano che si tratta di un momento di rallentamento, di distanziamento, di separazione, proprio che è stato voluto o provocato da una situazione di stasi, di qualcosa che non avanzava, di una risposta che non arrivava, e qui abbiamo l'energia del matto, quindi insomma siamo secondo me alla vigilia comunque di un cambiamento. Adesso andiamoci a beccare il simbolo che queste cose, intanto che mi deciderò di comprare il mazzo più piccolo, che in realtà ho da qualche parte, ma non ricordo dove, vediamo che cosa ci dice il simbolo. Un giorno chiuderò Cartomantic temporaneamente per inventario, probabilmente mi rivedrete dopo un mese, se mi rivedrete. Vediamo. Allora, c'è tanta strategia, anche un po' di orgoglio, un po' di vanità, nel senso di nessuno vuole fare il primo passo, però comunque continuo a vedere nella vostra stesa vostra, delle vostre energie, una maggiore sicurezza anche sull'esito possibile. Voi sentite più forte che cosa sente l'altro, cosa prova l'altro, che non il contrario. L'altro, diciamo, l'altro o l'altra persona è in una condizione di scusate, di inferiorità, ma non perché, cioè, rispetto a voi, rispetto alle vostre percezioni, a meno chiaro quanto voi possiate avere interesse o sentimenti per lui o per lei, mentre voi comunque, pur nella sofferenza, perché qua abbiamo addirittura l'isolamento, un isolamento che si è prodotto per un dissidio, per stimolare un avanzamento, però in questo periodo l'altra persona sta così, voi invece vi state pregustando un cambio, sapete che qualcosa bolle in pentola, però tutti e due siete un po' fermi sulle vostre posizioni. Allora, questo non è solo un momento di, così, di riflessione sperando che succeda qualcosa. Questo è proprio un momento di riflessione, di pianificazione, di diciamo un po' anche abbiamo visto di strategia al taglio. Sicuramente non è calma piatta e non succede niente, è una finta calma dove da cui nascerà qualcosa. Adesso vedremo. Credo che siate più voi ad attendere che non l'altro sa che deve fare qualche cosa. Ovviamente poi siamo tanti, lo sappiamo, quindi potrebbe essere il contrario, però sapete che io la prima cosa che vedo è quella per me, poi per maggiore chiarezza dico anche tutto il resto perché è giusto che si possano dare più interpretazioni, ma a mio parere qua state aspettando finalmente una mossa da parte di qualcuno che avete un po' allontanato fino a che non si chiarirà le idee, non ve lo verrà anche a dire soprattutto. Appunto, cioè qua state aspettando questo cambio e una chiarimento, una schiarita. Cosa abbiamo qua? La giustizia. Urca, avete tagliato qua. Perché vi siete sentiti in una posizione di poterlo fare? Ripeto, sono tante le modalità con cui ci si può allontanare da qualcuno, qui diciamo che è un allontanamento, un raffreddamento che definirei terapeutico, no? Quindi potrebbe essere anche proprio no, stai lontano e non voglio sapere fino a quando la situazione non è ripresa. Qua non è ancora ripresa, quindi volete sapere che cosa sta pensando questa persona, che cosa vi vorrebbe dire soprattutto, no? Quindi andiamo adesso a vedere con lo G di chiarire ulteriormente questa cosa che è la premessa. Certo, ne abbiamo già dette parecchie di cose, ma un po' in più non guasta mai, lo sapete, anche per allargare il campo dei dettagli e permettere
a tutti di vedere se siete nella variante che vi parla. Poi andremo a vedere la personalità di questa persona. Bello il gioco di parole, complimentoni, insomma, comunque quella andiamo a vedere. E poi cerchiamo di capire le sue parole in questo messaggio. È proprio una cosa terapeutica che sta andando un po' a rilento adesso, però attenzione. Vi posso dire che comunque questo allontanamento sta avendo i suoi frutti e dopo un lungo periodo di abbattimento, anche da parte vostra, però stiamo cercando di capire la zucca di questo soggetto, adesso sembra che le cose stiano prendendo una piega più veloce. Ora mi spiego anche perché voi state percependo un po', magari avete avuto anche dei segnali concreti, tipo è venuto a spiarvi le storie, oppure ha ripreso, che ne so, postare cose inequivocabili. Adesso ormai i segnali sono questi, magari avete visto dell'altro di più concreto, però quello poi sta a voi. In ogni caso, anche se non doveste aver avuto questi segnali, voi ve la sentite. In effetti, guardate, qua ci dice che dopo un periodo proprio di allontanamento, come dice, terapeutico, che ha rallentato le cose, qua improvvisamente si sta ricreando la condizione perché questa persona torni sui suoi passi. Bingo, era ora. Durante questo periodo potrebbe anche avervi spiato, se vi torna come cosa, perché ci sono proprio tutte le carte. Allora, vediamo un po' adesso se possiamo dire di più su questa persona e poi vediamo le sue parole. È una persona con un tipo di, scusate di nuovo, un gioco di parole, di ripetizione, personalità, casa. Quindi, allora, una persona buona, tranquilla, saggia, però a volte un po' troppo pantofolaia. Questo anche come idee, nel senso, una persona sicuramente con i piedi per terra, che però non riesce tanto a essere rapido nelle decisioni che vanno al di là di quella a cui è abituato. Potrebbe essere anche una persona di poche parole, però che quando parla sa quello che dice, quindi parla solo, è un ipse dixit. Con un senso dell'umorismo piuttosto, anche qui, non pungente, però preciso, forse un po' raro ogni tanto, diciamo che ama scherzare, ama stare in compagnia, però questo è un conto è scherzare, un conto è il senso dell'umorismo, a volte il senso dell'umorismo è un po' il lato carente, diciamo che è più un giovialone, una giovialona, soprattutto autoironia qua, zero a sinistra, ma insomma non tutti possono averla, non tutti devono averla. Molto attaccato alle tradizioni e dicevo come controparte un po' tendente all'effetto pachiderma, no? Cioè qua ci sto benissimo, ma se ti sposti stiamo meglio, sì, ma qua stiamo benissimo. E quindi sono quelle persone difficili da convincere perché non vogliono spostarsi da dove stanno bene. Come vi dicevo, ama stare con gli altri, ama però magari più stare ma senza lasciarsi coinvolgere troppo quando serve. Una persona comunque, come dicevo, allegra e simpatica, non l'anima della festa. Più che altro preferisce magari o essere colui o colei che invitano, una persona accogliente, però qui c'è il lato opposto della medaglia, perché dobbiamo tenere in considerazione tutto, a volte un po' assente quando invece i legami sono proprio esclusivi, no? Perché tende invece a essere con tutti, ma poi l'esclusività può fare un po' paura, quindi potrebbe essere qualcuno che nonostante le buone intenzioni fa fatica a tirare fuori i propri sentimenti, questo se è il lato oscuro. Vediamo, sta di fatto in questo momento, anche se volesse, non può, perché è stato messo in silenzio a riflettere su quello che dovrebbe dire. Quindi adesso il nostro o la nostra persona casa la mettiamo lì, facciamo un pochettino di spazio. Come vedete è proprio in energia di pensare, ma tutta la situazione è una situazione in cui si pensa per poi agire, quindi noi dobbiamo andare a sentire, ad ascoltare ciò che vi dice, anche se voi non lo sapete, quando vi pensa, no? Adesso è l'unica cosa che gli è data a fare.
Però, come vi dico, già dalle energie abbiamo visto che non è tanto lontano il momento in cui probabilmente non dovrete stare qua ad ascoltarlo, ma queste cose ve le dirà. Perché soprattutto con Ege abbiamo visto un momento in cui le energie stanno muovendosi molto rapidamente. Molto rapidamente, sì, si tratta di una relazione qua, è la persona del cuore. E subito, lo so che è, ma è un ritorno, chiamatelo come volete. Ma secondo me non è neanche mai andata via, come se fosse dati un tempo. Certo che per alcuni, visto che appunto siamo tanti, potrebbe esserci in questo momento una situazione di rottura. Io non la vedo, cioè vedo più che altro, se anche c'è stata, chiamatela pausa. Vediamo cosa sta per dirvi, le parole che sta per dirvi. Vorrei tagliarlo qua, ecco qua. Allora, alla faccia. Dunque, innanzitutto qua interpretiamolo come si deve, non traiamo conclusioni affrettate, calmi. Il sole è la chiave, il sole è la chiave, ci dice che la soluzione di questa situazione stagnante sarebbe, deve essere la chiarezza, ma guarda un po' anche l'essere un po' espansivi, essere un pochino più allegri, non essere sempre lì a pensare ai problemi, alle cose che non vanno. Quindi qui via da questa energia. C'è stata una ribellione anche, secondo me, da parte vostra a un senso di pesantezza in questa relazione, come per dire, ok, quando hai problemi io ci sono, però ci sarei anche per quando stiamo bene insieme, invece. E poi qua effettivamente è come se c'è in palio la risposta da $100,000, forse meglio euro visto il periodo, comunque, di dare una visione chiara delle cose. Qua ci sta tutto quello che volete, se preferisce voi un'altra persona, se ha fatto una scelta con voi di un certo tipo, se è un dentro o fuori, se adesso i quadradimenti non ne ho visti, però insomma, se c'è disponibilità a fare coppia, perché ancora non è detto, no? Qua sicuramente è una relazione, ma non è detto a che stadio. Voi sapete che loro considerano relazione anche quando ci si conosce, se questo è il cammino che sembra segnato, no? Quindi qua abbiamo un bell'albero al centro, vediamo cosa sta per dirvi. Cioè, no, cosa vi sta dicendo, scusate. Allora, sicuramente vorrebbe dirvi tante cose questa persona, ma in questo momento fa fatica, urca. Allora, innanzitutto vi ritiene la persona della sua vita, per ora. Quindi pensa che siate una figura irrinunciabile nella sua vita. Anche qua vediamo che siete in un periodo di pausa, nel caso ci fossero dubbi, è un momento di indecisione, di pausa in cui bisogna compiere una scelta per arrivare a un equilibrio. Questa carta però è anche in centro stesa, quindi già ci parla di buone probabilità. Il risultato è, cioè lo scopo, scusatemi, è quello proprio di parlare, ma di parlare anche più leggero, in modo leggero tra di voi, non sempre appunto di massimi sistemi. Questa persona vi sta dicendo che avrebbe voluto saper approfittare del tempo trascorso insieme, che per lui o per lei è stato ed è ancora e sarà molto importante, perché siete l'amore della sua vita. O comunque, attenzione, ridimensioniamo, vi siete appena conosciuti, quindi è difficile che vi dica una cosa del genere. Siete comunque una persona che ha saputo destare lui o lei dei sentimenti profondi, quindi vuole dirvelo, nella sua testa ve lo sta dicendo, che però in questo momento ha le idee molto confuse, soprattutto se si tratta di compiere una scelta. Qua non escono dettagli sul fatto che possa essere impegnato, ma attenzione, non fraintendete ciò che vi voglio dire, qua si vede quello che vorrebbe, che vi sta mandando. Se anche fosse una persona impegnata, qua la prima cosa che esce sono i sentimenti e un'enorme difficoltà a verbalizzare, perché fa proprio fatica. Vorrebbe dirvi, e qui insomma un po' un ossimoro, però ve lo dico lo stesso, vorrebbe dirvi che
avrebbe tante cose da dirvi, ma che non ci riesce perché è una persona bloccata con l'espressione dei sentimenti, c'è proprio un blocco. Quindi la prima frase è vorrei dirti tante cose, ma non ci riesco, non ci sono riuscita. Ho ancora delle difficoltà negli imbarazzi, dei dubbi, se sia opportuno parlare nei miei sentimenti. Vorrei dirti tante cose belle riguardo a quello che sento. In più, ho le idee confuse riguardo a una scelta che in questo momento mi sento chiamato o chiamata a compiere, che è ancora bloccata, però vorrei comunque poter riprendere con te a parlare, a frequentarti, a stare insieme prima che si risolva questo problema. Quindi adesso capite perché c'erano le tre lune nell'Auge. Vorrei comunque ancora poter stare con te, questo dicono. Adesso però il problema è ancora oscurato, quindi qualunque sia. Ora, quali possono essere i problemi? Innanzitutto, se avete chiesto più chiarezza sulle intenzioni. Questa è una persona molto bloccata emotivamente, è un numero 4, quindi in questo senso, come vi dicevo, in apparenza è una persona che sta bene con le persone, con le altre persone, in realtà evidentemente qui c'è qualcosina che quando si tratta di arrivare al dunque col tête-à-tête, qui di solito sono problemi legati all'educazione, a come è stato cresciuto, quindi qui non possiamo dire che sia a prescindere così per dispetto qualcuno che non vuole parlare dei propri sentimenti. Sta cercando, vi sta dicendo anche, di lavorare su questo problema. Quindi se il motivo che vi ha allontanato è che avevate davanti una persona in apparenza fredda con voi e poi magari giovialissima con gli altri, voi volevate arrivare al dunque e qui non si è arrivati, quindi non capivate se con voi voleva stare per gioco, per divertimento o seriamente e avete detto vabbè, prendiamoci una pausa. Questa persona rimpiange moltissimo ciò che anche di poco c'è stato con voi, o di tanto io non lo so, sapete voi, però non ha ancora risolto questo problema, ma vi sta dicendo non riesco da solo, avrei bisogno di stare con te per riuscire, perché con voi nonostante tutto si sente finalmente con un certo equilibrio, però la situazione come vedete è ancora confusa. Certo che quello che vorrebbe tanto è riuscire a parlare, ma non solo con voi, riuscire a parlare dei propri sentimenti. Se al di sotto di questa cosa c'è un problema più concreto, tipo una situazione da risolvere con altri, quindi se fosse stata una relazione in tre, ahimè, un po' affollata, se invece fosse un altro genere di problema, quindi anche semplicemente non se la sente di stare ancora in coppia. Questo sto parlando sempre se partiamo da prima. Non abbiate vera male, qua il problema non è risolto, ma come vi dico, perché qui ci sono dei blocchi a monte, non siete voi. E vi sta dicendo, io però se potessimo andare avanti insieme, sono certo o certa che poi si risolverebbe. Quindi vi sta dicendo che certo questa solitudine ha fatto scaturire una gran voglia di farsi avanti, di progredire, ha fatto capire come sia importante fare questo discorso, anche la voglia proprio di adesso di muoversi, però vi sta anche dicendo io da sola non ce la faccio, quindi vienimi incontro. Però lo vuole fare, ricordatevi che ci sono le lune. Se fosse appunto di dover lasciare un'altra persona per voi, purtroppo questo è un discorso che a volte innervosisce, però qua io ho una doppia scelta. Per adesso sono bloccata perché ho le idee confuse, non so se tu sei ancora lì e anche in questo caso fammi un cenno. Ora già lo so che nei commenti, io ne ho fatti tantissimi di cenni, però non si è mosso mai, non ho fatto mai niente, ora stai lì. Avete ragione, cioè, guardate qua, sfondate una porta aperta, però noi dobbiamo sentire che cosa dice. Non è detto che voi siete d'accordo, anzi, probabilmente se voi foste d'accordo, forse in questo momento non sareste allontanati, però per dire. È aumentata la voglia di farlo, quindi nel caso anche di lasciare questa persona, però in questo momento vi sta dicendo è tutto pronto, ma io non ce la faccio e ha difficoltà anche a parlare con altri, non solo con voi. Quindi è in un impasse da cui vorrebbe uscire molto più velocemente di quanto avrebbe fatto qualche tempo fa quando è iniziato questo distanziamento, però vi sta proprio chiedendo, diciamo, una mano, un aiuto. Questo è quello che vi dice, però vi rinnova
il fatto che sotto 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 sente dei sentimenti per voi forti, questo amore, o se vi siete conosciuti da poco, magari anche, perché succede anche così, per la connessione, rimando all'energia che abbiamo visto con la Shozen, ma anche qua, insomma, abbiamo questa con l'albero, quindi direi che di dubbi ce ne sono pochi, la connessione massima proprio, no? Un rapporto molto importante. Mi sta dicendo in tutti i modi che se fosse capace, fosse stata capace di dirvelo, me l'avrebbe detto, ma non c'è riuscita. E teme di non farcela, quindi probabilmente anche il giorno in cui vi ritroverete, perché qua la chiave, ahimè, è proprio parlarvi, ma fa fatica, però la prima cosa quando avrà imparato a parlare dei propri sentimenti che vi dirà sarà di confessarveli a gran voce. Per adesso vi sta dicendo dammi una mano, quindi dammi un segno, fammi capire, riprendimi con te o riprendimi in considerazione in fretta, perché io ho bisogno di te ma non riesco da solo, non riesco a parlare, non riesco a esprimermi. Guardate, ricordate sempre questa antitesi tra ciò che vedete e ciò che vi sta dicendo. Questa è una persona che potreste vedere sui social, se li usa tutte le sere a una festa diversa, tutti i giorni con una ragazza diversa. Questo è quello che vi dice mentre vi pensa. Ricordate che la casa ci fa pensare a una persona anche gioviale, no? Quindi potrebbe addirittura esserci un contrasto molto forte, però ricordate che qua abbiamo come mirror in centrale il bivio, quindi questa indecisione, questa fatica a fare una scelta che proprio risulta bloccata, e la scelta sarebbe di dirvi tutto quello che prova e di dirvelo chiaramente. Quindi qui vi sta parlando, tra l'altro questo dice che vi sta parlando molto chiaramente. L'unica cosa qui è che sta sperando che queste nuvole vadano via. La situazione è confusa, ma perché sente che voi potreste, solo voi potreste dare una mano a sbloccarla, al netto delle cose che vi ha fatto. Ricordiamoci, è lui che parla, quindi, o lei che parla, quindi dice io la mano gliel'ho già data, ma mi ha lasciata lì. Lo so, un conto è ciò che si vede, un conto è ciò che uno pensa e dice in, diciamo in segreto, comunque tra sé e sé. Quindi tenetelo presente. Questo è il messaggio che vi sta mandando, è un messaggio di aiuto a potervi dire ulteriormente quello che già esce qua, cioè che siete la persona in questo momento più importante affettivamente parlando, e che vuole a tutti i costi risolvere il motivo che vi ha portato in blocco, ma che ha bisogno anche per questo del vostro sostegno. Questo è quello che dice, e poi che magari è diverso da ciò che ha fatto, però sappiate che questo è quanto è uscito, d'accordo? Quindi per chi tra voi ha scelto la pietra blu, finiamo qui. Spero che questo video vi sia stato in qualche modo d'aiuto. Vi ringrazio innanzitutto per essere stati qui, vi invito a iscrivervi se volete e attivare le notifiche con la campanellina. Per il resto, come sempre, vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao! Per voi che avete scelto la pietra verde, quindi vi siete fatti un po' incantare dai disegni delle Dreaming Way, quindi andiamo a vedere qual è il messaggio che ha per voi la persona alla quale state pensando. Un messaggio che evidentemente vi sta inviando, o che vi darebbe di persona, o che vi darà di persona. Adesso poi naturalmente vedremo a seconda di quello che ci uscirà come situazione di partenza di questa stesa. Vediamo subito l'energia principale. Pronti? E qui se ve lo sta per dare, ragazzi, guardate che qua siamo tanto così. Tac. Quindi o siete in contatto e quindi penso da un po' di dirvi questa cosa, prima o poi, anzi più prima che poi oserei dire, il messaggio vi arriva, o se in questo momento non siete in contatto, il contatto sta per arrivare. Vediamo. Io direi che in questo momento non siete in contatto, ma sta già guardando dal buco della serratura, vi sta già spiando, sta già cercando di trovare un modo per dirvelo quello che pensa. Potrebbe essere anche che siate, cioè che vi stiate frequentando, ma che stia cercando uno spiraglio nelle vostre conversazioni, nel vostro modo di stare insieme, per dirvi quella cosa lì,
Ora vediamo a chi si rivolge questa cosa, perché così come prima impressione sarà tanto di qualcuno che cerca di dichiararsi, però insomma. Wow, le vostre energie sono che voi sareste pronti da mo' a sentirmi dare questo messaggio, ma siete state cercando di non darlo all'occhio, quindi di essere, cioè questa carta di repressione, secondo me siete andate tanto così da una vita, qui c'è la maturità, cioè tutto pronto, voi avete capito o pensate di aver capito, quindi reprimete questa cosa perché se ancora qua non mi ha detto ciò che mi aspetto di sentirmi dire, chissà, io mi tengo, aspettiamo che parta da lì, però sentite questa connessione, soprattutto sentite, ormai avete più che qualche indizio. Ale, che succede qua con questa lumaca? Qui ha paura di cambiare, questa è una persona che ha paura di cambiare, ha paura di avanzare, ha paura di trovarsi su un territorio che non conosce. Attenzione, lo dico, dunque, qui per adesso siamo ancora nel campo del o non c'è stato nulla o c'è stato qualcosa a cui non riesco a dare un nome, quindi non abbiamo capito se è una relazione, una frequentazione, è un ci vediamo ogni tanto, poi però non ho capito chi sono nella sua vita, faremo di nuovo, rifaremo presto questo interattivo perché ogni tanto bisogna ricentrare la situazione, però qua è qualcuno che vedo incallita nella propria posizione e ha paura di trasformarsi, perché ovviamente qua abbiamo il vuoto e quindi il vuoto può essere bellissimo o bruttissimo, ma sempre vuoto è, non sa cosa l'aspetta, è proprio il salto nel vuoto per questa persona trasformarsi, quindi anche dirvi quello che ha da dirvi di persona è come fare un salto dal cima di un grattacielo senza sapere se senza avere la garanzia che c'è sotto qualcuno a prenderlo, diciamo che pensa di sì, ma in passato qui qualcosa non ha sempre funzionato nelle relazioni umane. Sapete come la penso? Chi se ne frega, dove bisognerebbe dire, perché tutti noi abbiamo avuto qualche delusione in passato e se no saremmo già tutti estinti se ci basassimo su quello. Sta di fatto che alcune batoste fanno più male di altre e non tutti abbiamo la capacità di riprenderci e di archiviare, anzi di archiviare non c'era nessuno in realtà. Però qui è qualcuno che ha proprio paura, ha trovato una propria stabilità e ha paura di non, beh, di rischiare. Quindi adesso siamo in un periodo, diciamo, di attesa da parte vostra, anche abbastanza strategico. Qua fingete tutti e due, secondo me, che le cose vadano benissimo. Continuo a vedere una situazione che non è ancora partita, secondo me, o che se è partita non sta andando nella direzione decisa che avreste voluto, però insomma in un modo o nell'altro si tira avanti, ecco, quindi se è un inizio di frequentazione vi state mordendo la lingua per non chiedere dove diavolo state andando con questa cosa, se invece è già una frequentazione un po' più avanzata, quindi una mezza relazione, ma non c'è sostanza, secondo voi anche qui state sperando che la cosa evolva verso qualcosa di più chiaro, di più consolidato. Credete di aver capito che l'altra persona per voi nutra dei sentimenti che vanno al di là, così, dell'infatuazione? Avete ragione, qua ve lo dico subito, però siete davanti a qualcuno che, insomma, non ce la fa per adesso a fare questo salto, non ce l'ha fatta fino ad ora, non ce l'ha fatta fino ad ora. La cosa interessante è che ciò che vi sta trasmettendo, che adesso andremo a sentire col pensiero, no? Che sta pensando, come se ve lo stesse dicendo, fra poco secondo me ve lo dirà. Difatti adesso siamo in questa situazione e ci sta pensando Urca, soffre proprio l'idea di dover parlare qua, soffre l'idea del cambiamento, sta lì a studiare tutta la sua situazione, ad analizzarla, anche un'eventuale situazione con voi, e prepara oggi, prepara domani. Qua siete legati da qualche cosa che però ancora non è chiaro, quindi potrebbe essere anche semplicemente un vedersi, stare bene insieme, ma che poi vi lascia addosso quella sensazione anche un po', se vogliamo, sgradevole di non sapere bene dove siete finiti, cioè no, la relazione a suo modo tossica, non nel senso deteriore del termine, ma che non vi dà
nessuna sicurezza, quindi siete lì a chiedervi dove diavolo stiamo andando. Quindi qua escluderei situazioni già molto avanti, a meno che non sia da molto che state in questa situazione. Vediamo un po' che cosa ci dicono gli arcani maggiori e poi anche lo G. Scusate, però qua c'è proprio tutto, cioè qua state bene, quindi sicuramente vorrebbe dirvi, stiamo insieme ancora, vedete che ancora una persona rivolta verso il passato, vuole cambiare, eh? Vuole cambiare, però qui abbiamo, intanto si barcamena, sta tirando il più lungo possibile prima di prendere una posizione. Benissimo, faccia pure. Noi andiamo a vedere intanto che cosa vi dice senza pronunciarlo, quindi qual è il messaggio, ciò che vi sta dicendo di nascosto, insomma, nei suoi pensieri. Così intanto ci si prepara. Andiamo con lo G, se ci arriva qualcosa di ancora più preciso, poi andiamo a vedere che tipo di persona è al centro di questa stesa. Vediamo un po'. È proprio un rapporto tra voi due, quindi escluderei altre persone qua. Allora, questa persona ha avuto una rottura nella sua vita, ma come tutti lo dico, però va bene, d'accordo, alcune peggiore di altre, si è ricostruita, se sta bene con se stessa, però chiaramente vorrebbe qualcosa in più con voi, sicuramente vorrebbe cambiare, non riesce a dimenticare, non riesce a fare pace con questa ferita profonda che ha avuto nel passato e che è accaduta sempre, ripeto, nella maggior parte dei casi potrebbe essere avvenuta questa rottura per motivi dove c'entra un po' l'interesse, no? Quindi potrebbe avere un'idea dell'amore, delle relazioni un po' sporcata da questi elementi, quindi potrebbe essere stata lasciata da qualcuno, non so se credevo succedesse solo nei film, ma non so, per qualcuno di più ricco, di più interessante, di più in vista, di più, ma non certo di più onesto, di più sensibile, di più innamorato. Qua è successo qualcosa dove purtroppo c'era in gioco anche l'interesse. Ripeto, per la maggior parte dei casi, questo è uno di quei dettagli che se non vi risuona non importa. Però comunque è una persona che ha un'idea dell'amore, diciamo, dei sentimenti e delle relazioni umane un po' offuscata da elementi del passato. Sta di fatto che, nonostante questo, con voi sente una grande familiarità, sente come se voi guariste un po' questa brutta idea, ma sta cercando di tirare in lungo il momento in cui vi dovrà dire. Eppure qua, come vedete, le energie ci dicono pronto, quindi è pronto o pronta a fare questa cosa. Vediamo quanto ci metterà, perché per adesso, come abbiamo visto, sta cercando di tirare il più possibile in là, perché certo, non partiamo da una persona risoltissima da quello che abbiamo visto, i suoi problemi li ha come tutti, forse ha più problemi nel risolvere il passato che problemi veri, però sempre di problemi si tratta. Vediamo che cosa ci esce come personalità. Urca. Sì, i topi. Allora, qua qualcuno che gioca, scusate, ma in senso energetico, al risparmio, un po', no? Che si dosa. Con questo bagatto, da quello che basta per tirare avanti, per non perdervi, mostra di sé molto poco, una persona molto, oddio, se andiamo a vedere a largo spettro, è una persona anche un po' taccagna, un po' avara, quindi non credo che visitiate con lui o con lei i migliori alberghi, però vedete che non importa, cioè si sta bene anche su un divano, ma era per dire, no? Non è la persona che dice stasera andiamo e a gran ristorante, tutto sommato a volte è meglio così, no? Però una persona molto attenta al risparmio che non ne ha bisogno, e questo mi suona con quello che abbiamo visto con Ogier, potrebbero esserci stati dei motivi anche di interesse comunque che avevano a che fare con i soldi. Si è sentita un po' presa per
per quel motivo, da una relazione precedente, quindi molto cauta, molto attenta anche a non ritrovare nelle altre persone atteggiamenti che rimandino alla delusione del passato. Sicuramente una persona che ogni tanto ha qualche scattino di nervi o a volte molto ombrosa, altre volte parla proprio poco e magari non vi dice tutto, non è per raggirarvi, ma è perché c'è sempre questa parsimonia nel dire di sé, come se avesse paura che poi magari se lo rimpiange non può più rimangiarsi il detto. È una persona che è sola anche, tra l'altro, non è così ricca di frequentazioni, quindi con voi mi dà l'aria che si sia anche un po' attaccata, come dire, no, al vostro modo di essere, quindi sicuramente sente che se c'è qualcuno per cui vale la pena di compiere un passo in avanti siete voi, però è molto 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 bloccato da tutti questi sentimenti. Eppure siamo pronti, no? Perché le energie principali questo ci dicono. Anche perché, tenete presente, non è in questo caso la stesa, perché noi l'abbiamo presa solo per vedere il soggetto. Però il tempo che di solito ci comunicano i topi è entro qualche ora, se non subito. Quindi è vero che siamo pronti. Anzi, che è pronto, perché voi siete pronti da mo con le carte che vi sono uscite. Pure troppo pronti. Cosa abbiamo qua? Oh, questo è un nuovo amore, proprio qualcosa di bello, di spontaneo, che va a ripulire tutte queste energie. Quindi voi siete la carta di questa rinascita. Siete il taglio di questa rinascita. Ha ricominciato a battere il cuoricino a questa persona. Quindi da qui partiamo per sentire che cosa vuole dirvi, che cosa vi sta mandando come messaggio. Anche se voi non lo sentite, però siete qui, quindi andiamo a vedere. Guardate, la morte e la nave. Mamma mia, questo mentale malefico che copre tutto quello di bellissimo che c'è in questo messaggio. Messaggio che dice che questa indecisione, questa paura, questo non essere ancora riuscita o riuscita a dire ciò che trova è per un fatto di prudenza generata dalla paura del cambiamento. Quindi evidentemente anche qua, se andassimo a vedere all'indietro, qui c'è qualche cosa che forse neanche sapete, o se sapete non vi ha detto completamente. Ricordiamoci che questa personalità, adesso per quanto non sia carino di dire di qualcuno che è un topo, ma qua è l'energia, quindi la personalità che si rifà alla carta, con tutto il rispetto, per carità, se vogliamo andare a capire che cos'è che blocca questa persona che vi sta dicendo c'è questa cosa che mi blocca, è qualcosa secondo me che non vi ha detto, qualcosa che ancora grava nel fondo dell'anima, certamente ha generato una sorta di autodifesa che impedisce di far aprire tutti i canali, quelli necessari alla comunicazione. Quindi vi sta dicendo, se io non fossi bloccato da questo atteggiamento così respingente nei confronti di qualunque cambio, questo è, io sono innamorata di te. Quindi questo è, però non riesco a dirtelo, e quindi vienete a prendere, cerca di capire dai fatti, ma porta pazienza, perché qua ancora questa brutta sensazione ogni tanto si impadronisce di me, quindi io a volte mi comporto come non vorrei, ma è più forte di me. Quindi il mentale al sopravvento, soprattutto quando sento che si avvicina il momento di fare più seriamente. Ogni volta che c'è da fare quel gradino io mi impanico e il mio mentale mi provoca un blocco, mi fa arretrare addirittura, perché voglio tornare in una zona dove mi sento al sicuro, attenzione, non bene, al sicuro. Certo che se non avessi questo blocco io vorrei tanto venire verso di te e avere, evolvere da questa zona al sicuro a una zona sicura, più bella, più ricca, e dirti tutte le cose che non ti dico, non perché, attenzione, quando siamo davanti a una persona che non sa dire, perché non sa parlare dei propri sentimenti, qua se vuole è capace,
però non vuole non a livello conscio, ma proprio il suo subconscio gli vieta quasi, no, di scoprirsi. Quindi qua dice proprio: se io non avessi questo blocco automatico che mi entra quando sono tanto così, io vorrei dirti intanto, questa è carta di quanto ti trovo attraente, quanto mi piace, quanto sto bene con te. Ti vorrei sorprendere con tante cose belle, invece mi rendo conto che ti sorprendo solo quando cambio repentinamente di umore. Vorrei anche raccontarti la mia vera storia, perché non la sai. Qua non la sapete tutta, non la sapete tutta. Allora, andiamo un passo oltre. Sotto abbiamo proprio questa energia di questa persona che vorrebbe, ma molto presto verrà da voi a dirvi tutte queste cose. Qui sta per dirvi adesso il segreto, sembra che siamo, no? Romanzone, no, c'è un risvolto della sua vita, della sua educazione, probabilmente qualcosa che risale all'adolescenza, non all'infanzia, anche se aveva un bambino al taglio, ma che ha proprio come bloccato lì questa capacità non di amare, ma di confessare l'amore. Sa come dirlo, sa come parlarne, non ce la fa ad ammetterlo, a dire che c'è. Quindi in questo senso ecco, sì che è pronta a dirvi, è prontissima, vuole dirvelo, sta per dirvelo. Aiutatela, ve lo dico io questo dalle carte che ci sono, date una mano. Non dico di andare a estorcere, no, ho visto l'interattivo, quindi devi dirmela tutta, no, però farà piccoli passi nella conversazione. Non è detto che sia nella stessa volta, magari dovrete aspettare 2, 3, 4 volte, magari passeranno dei momenti, perché questa è anche la persona che ogni tanto sparisce, segna la possibilità. Però toglietegli questa energia di bagatto che è te la racconto su bella, e solo quello che dico io, così pronti, no? Allora, se trovate e la trovate la strada per arrivare ad aprire questo libro, qua è fatta, e arriverà a cercare di parlare con voi, arriverà a cercare di parlare con voi prestissimo, però ho bisogno di essere rassicurato. Guardate che c'è nell'aria questo cambio importante da bagatto a qualcosa di più profondo che c'è. Quindi qui vi sta dicendo che se fosse per lui o per lei, vi avrebbe già chiesto o accettato, a seconda di come sono andate le cose, di andare avanti in modo consistente con questa relazione, di metterla più su un piano di serietà, di regolarità, solo che non ce la fa. Cioè la regolarità no, per adesso non c'è riuscita, l'essere espansivi senza avere filtri non ce la fa. Vi vorrebbe, vi sta dicendo, vi sta raccontando che qui qualcosa è successo che l'ha bloccato ed è, attenzione, un po' svincolato da quel, invece quel fatto che abbiamo visto che l'ha lasciato il segno. Che cosa succede? Qui è successo qualcosa o alla nascita, nel senso proprio il come nasce, no? Come diceva mia zia, quindi potrebbe magari appartenere, non so, a una famiglia in vista, una famiglia importante, o una famiglia, ahimè, anche al contrario, una famiglia non tanto ben armoniosa, quindi aver avuto dei problemi. E questo ha fatto di questa persona ciò che è a livello di intelligenza emotiva e di empatia, quindi sempre molto tenuto. In mezzo a tutto questo, quando ha tentato di avere una relazione, si è preso una legnata da 100 punti, quindi questo vi sta dicendo: non sai tutto, non sai perché io sono così, però vorrei dirtelo, ho paura di dirtelo, perché ho paura che arretri, però se hai pazienza, la mia intenzione è a più riprese di spiegarti esattamente perché le cose stanno così. Allora, sta arrivando, tutto sta nell'avere la pazienza di ogni volta accontentarsi di quel tanto così. Come vedete qua, anche in un messaggio che non sa che noi stiamo ascoltando,
c'è questa serpe, c'è questo mentale, come se fosse un pietrone che gli cade su quando sta per arrivare al traguardo. Un po' ve lo sta dicendo anche qui, il mio cambiamento sarebbe già avvenuto, però questo cavaliere è sotto, perché sopra sempre il mentale, faccio fatica a dirtelo, ma io voglio andare avanti, ma prima voglio spiegarti, raccontarti qualcosa di me, che è qualcosa che al 100% non sa nessuno. Tu mi hai fatto nascere il coraggio e la voglia di parlarne. Bambino, cuore, è nata la spontaneità, finalmente, grazie all'amore. Quindi fate, se volete, se vi riconoscete, sappiate che non è una cosa che succederà in una volta sola, perché è una, magari è una cosa piccola, ma per questa persona è pesantissima. È un po' anche mettersi a nudo, e con questa personalità è la cosa più difficile del mondo. Per molti è uno sfogo, no? Quindi non vedono l'ora. Altre persone è quasi una sofferenza dover parlare di sé. Però con voi, vi sta dicendo, è la prima volta che sente di volerlo fare e vuole avanzare, vuole uscire da questa comfort zone finta che si è creata, che fa sempre arretrare quando si arriva al momento di fare sul serio, e vuole dirvi cos'è stato, e vuole poi riuscire, spera con voi di riuscire a fare il salto di qualità e di fare, come si dice, appunto, sul serio, dove per sul serio si intende avere una relazione. Questa persona, secondo me, una relazione vera, quindi magari sta pure sposata, a me non interessa, ma una relazione vera con qualcuno a cui ha detto tutto, magari era amato, amata, però se non si dice tutto il background è impossibile, no? Conoscersi se manca una fetta. Ecco, secondo me questa fetta non l'ha mai detta nessuno e ha bisogno appunto di ritrovare la gioia di stare con qualcuno. In quel momento ritrova anche il coraggio e vuole andare avanti. Questo è quello che vi vuole dire. Quindi sappiate che, se lo volete, sta arrivando questa cosa, ma sicuramente voi ve la sentite un po' anche. Quindi non vi ho detto niente di nuovo. Credo che sia stata più una conferma per la maggior parte di voi. Comunque sia stato, questo era. Quindi fatene, spero, un uso utile presto, perché sta arrivando presto. Nel frattempo il video appunto qua termina, perciò se vi è piaciuto, quindi se volete mettete il like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche. Io come sempre vi faccio un enorme in bocca al lupo, vi ringrazio tantissimo per essere stati qua con me e vi do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao. Per quelli tra voi che sono più tradizionalisti, magari affezionati al mazzo più diffuso, credo di dire normale al mondo, quindi le Piatnik, eccoci qui con la pietra bianca, insomma, a vedere qual è il messaggio che subliminalmente vi sta inviando la persona alla quale state pensando, la persona che avete nel cuore. Spero che non stiate pensando a qualcuno di cui non ve ne importa niente, insomma. Lo scopo qua è di vedere, di cercare di decifrare che cosa vi sta dicendo, che cosa vi vorrebbe dire. No, che cosa vi sta dicendo è diverso. Quindi cosa vi trasmette quando non ha blocchi, quindi, no? Quindi il momento in cui sente di potervi parlare a cuore aperto, e quel momento è quando non siete lì. Quindi andiamo un po' a indagare su questo. Iniziamo a guardare le energie. Qui a dire il vero, qui avrebbe forse qualcosina, insomma, da dirvi. Aspettiamo a dare della persona polemica, magari invece a dire il vero, forse perché pensa che non abbiate notato qualche cosa di bello, no? E comunque adesso vediamo le vostre energie nello specifico, così invece di fare tante congetture si va al sodo. Vediamo il taglio con lo Shozen, che è sempre importante in questi casi. Isolamento 8, ma guarda, ma su 3, 3 su 3 siete comprensione e isolamento. Allora, qui c'è un problema di incomprensione, perché c'è un isolamento che va a ricadere sulla comprensione, quindi non è detto che questo isolamento sia fisico, però questa persona si sente un po', diciamo, incompresa, ma così sa un po' di, no, di vittimismo. Potrebbe sentirsi un po' sottovalutata per i sentimenti che ha da darvi, o comunque pensa che forse non stiate considerando il tutto e vi vorrebbe dire come stanno effettivamente le cose, o perlomeno di fare più attenzione. Aiuto, adesso andate a prendervelo un cano.
Allora, le vostre energie sono quelle di una persona che ha molta carica, bella, positiva, come vedete, intensità qua alla festa, però comunque non vuol dire che siete sempre in giro a far baldoria, ma vuol dire che siete una persona ottimista, soprattutto qua qualcuno che si sa rialzare quando succede qualche cosa, quindi una persona che va dritto al punto. Questo non vuol dire che siate anche di carattere, cioè che esteriormente siate così, potreste essere magari super silenziosi, super discreti, ma di fondo le energie sono un'altra cosa. Quante volte noi siamo ciò che gli altri non vedono, no? Siete una persona tenace e comunque sempre pronta a rialzarsi. Con questa energia di ribelle, che attenzione, la persona che non accetta lo stato delle cose quando non vanno bene, magari senza stare a fare i fuochi artificiali o comunicati stampa alle principali testate, però se decidete che una cosa non va, non va e siete disposti a lottare. Dite, che c'entra questo col messaggio? Beh, probabilmente qui c'è qualcosa nell'altra persona che o non vi va o che in qualche modo non vi soddisfa. Vediamo perché. Questo è anche quello che percepisce, lo dico sempre, l'energia è chiaro che voi le vostre le sapete, ma è anche come vi percepisce l'altro. Ah, questa attenzione, perché questa è una persona invece che è molto introspettiva, no? Che in apparenza ci sembra magari anche un po' distaccata o che segue proprio tran tran, ma potrebbe dare delle sorprese. Sorprese che forse o non vedete, sorprese anche positive, quindi essere un pochino meno dentro questo quadro di banalité che ci dice proprio con una crudezza pazzesca. No, cioè, io quando dice la banalité ho sempre no, perché non è bella da sentire, però questo è anche il quotidiano, quindi non dobbiamo farci condizionare. È il quotidiano, l'abitudine, Una persona comunque introspettiva, abitudinaria, che in questo momento un po' sgarra, secondo me, o che forse ha i suoi momenti così, un po' fuori dagli schemi, ma non li fa vedere. Quindi, dunque, qui più che crisi, perché qua io la crisi, non la vedo, meno male, cioè non è che deve essere sempre distanziamento, crisi, aiuto, qua. No, qua vedo due persone che stanno insieme in questo caso, quindi se volete tenerne nota, se non state insieme, oddio, magari vi state frequentando, cioè non c'è bisogno che abbiate l'anello al dito, no? Però qua questa persona non sente che voi abbiate percepito, ma magari è pure colpa sua, alcuni aspetti del suo carattere che insomma per voi potrebbero anche essere importanti, tipo non avete percepito che vi stima, non avete percepito che vi supporta, pensate che suo essere una persona riservata voglia dire implicitamente un disappunto magari per il vostro modo di muoversi, una persona calma e voi invece appunto siete qualcuno che si batte, magari anche con calma, però comunque che si batte per queste cose, per qualunque cosa, teme che voi abbiate una visione di lui o di lei molto molto distaccata da quello che in realtà bolle in pentola. C'è anche da dire che esteriormente qua non è che faccia vedere granché, quindi non, sinceramente, vista da di fuori, che cos'altro dovreste pensare? Sa di avere delle doti, delle caratteristiche che non balzano subito all'occhio, sa che sono caratteristiche che per voi sono mancanti, che vorreste questi lati del suo carattere, anche del suo atteggiamento nei vostri confronti, li vorreste presenti, ci sono, ma ciò nonostante, con una bella dose di incoerenza, un po' vi dice: beh, però io ho queste cose, perché non le noti? E non pensa che forse non le fa vedere abbastanza. Ok, quindi è un discorso proprio di chi arriva prima. Quindi in questo momento voi siete comunque, diciamo, un po' state navigando a vista in questa frequentazione, in questa relazione. Questa persona,
sta cercando di farsi un po' notare, in realtà qua non sta uscendo molto, quindi condizionamento, compromesso, state cercando un po' di conoscervi meglio, anche se, come dico qua, è qualcosa che va avanti da tanto tempo come relazione, tanto tempo, anche come conoscenza, no? Avete proprio, sente di non essere apprezzata abbastanza, ecco. E con questo il primo round lo concludiamo. Andiamo a vedere perché. Vediamo con il simbolo che cosa ci può dire. Allora, qua di solito escono dei dettagli un pochino più mirati. Ai ai ai. Se l'è proprio presa. Allora, questa è proprio una persona che è un po' cazzata, insomma, un po', come dire, vabbè, cosa devo fare di più perché tu noti intanto i miei sentimenti, ma che noti anche che sono una persona che ha questo, questo e questo. Perché devi sempre vederla storta? Io qua sono. Perché ti devi sentire? Come se sentisse anche di essere paragonato ad altri. Urca, è un po' arrabbiatina. Allora, attenzione, perché qua c'è uscito prima il matto, poi questa carta, che però è un matto sempre che il salto lo fa, ma avendo preso bene le misure in precedenza, quindi è inutile che se la tiri da persona super spregiudicata, no? Secondo me qua c'è l'asta, ma non si vede sto salto, guardate pure le nuvolette per appoggiarsi, è un piedone lungo così, però comunque sta, come dire, lottando un po' per farsi capire, si sente incompresa, ecco, questa è di base proprio la sua sensazione, quello che sente che voi non riuscite a dare. Vediamo di approfondire prima così, poi mica ci facciamo mancare niente, ragazzi. Adesso andiamo ancora a vedere la sua personalità, eh? Visto? Io sto qua. Io sono l'imperatore, può essere pure una donna, l'energia dell'imperatore, sono qua e io sto bene così, punto. Tu non hai capito, vatti a rivedere, dice, come mi sono comportato in questa occasione, in quell'altra, ricerca le cose nel nostro passato, perché guarda che forse non mi hai valorizzato abbastanza, urca. Io già lo so che si scatenerà il mondo, però andiamo a prenderci una carta anche dopo, scusatemi, io questo sono un po'. Allora, qui si biforca il messaggio che sta per darvi, che vi sta dando. Da una parte è, guarda che però, ecco, tu non ti sei accorto che io qua, io là mi rimproveri oppure mi dici sempre che non sono qui, non sono questo, eppure la pentola di fagioli classica, quella del minestrone, pentola di fagioli, quella proprio bella che abbiamo da rinome. Dall'altra parte abbiamo la tendenza, vi sta dicendo, guarda che vorrei comunque sorprenderti, ho una sorpresa, ho qualcosa che covo, sorpresa bella, però qua è arrabbiata sta persona, adesso è arrabbiata e vorrebbe anche raccontarvi qualcosa, secondo me, e anche poi anche sorprendervi, però è arrabbiata, ma in senso, attenzione, non è l'arrabbiatura che dice prendo e me ne vado, occhio, è arrabbiata perché vorrebbe che voi valorizzasse di più il suo modo di essere, un po' come i bambini. Preso 9, come mai non hai preso 10? Così è, così come hanno cresciuto me, figuratevi. Allora, un po' come i bambini, bambino, sì, adesso non voglio rinnegare tutta la sfera dell'essere infantile, perché sennò è troppo semplice dire, è una persona infantile, sì, diciamo che ha una sua voglia di farsi notare, vorrebbe apparire ai vostri occhi di più, che poi non è di più, è come sente di essere realmente, rimpiange che voi... questo vostro non notare particolari, si sente un po' così, un po' vittimone, diciamo, come io ho fatto tutti
i compiti, sono stato bravo, la banalità. Ho fatto anche di più e tu mi ritieni una persona banale, mi ritieni una persona che non ha mai un guizzo. Non è vero, anzi, quindi sono arrabbiato e oltretutto beccati questa. E qui vorrebbe dirvi qualcosa in più, ma noi adesso ce lo andiamo a prendere, quindi lo saprete con un po' di anteprima. Occhio, è l'imprevisto, l'imprevisto proprio per far rifiorire qualche cosa. Sente che c'è qua. Oh, vi sta dicendo che non è la persona che pensate, nel senso buono, che non è quello che non è solo quello che è da vedere, c'è molto di più. E vi dice pure, però questo poi lo vedremo meglio adesso con le nostre ragazze, vi dice anche se ti fermassi un attimo a pensare a come sono andate le cose, a dove ero quando c'era bisogno, a come ho fatto a volte a starti accanto, anche se siete, magari vi state frequentando da tanto, non siete in coppia, però magari su quelle frequentazioni lunghissime, no? E sente da parte vostra una certa insoddisfazione, non tanto per lo stato delle cose, ma come per dire, guarda, loro che sono una coppia, loro che si frequentano da tanto tempo, fanno cose insieme, fanno questo, fanno quest'altro, sono d'accordo su questo punto. Invece noi, tu sei sempre, no, un po', ecco, un pochino questo. Per il resto, insomma, con questo diavolo, diciamo che non è che vi odi, per carità, però in questo momento è un po' arrabbiato, quindi adesso mi aspetto un messaggio comunque articolato, quindi non solo che ci dica che si tratta di una persona arrabbiata che vuole dirvene quattro, però un po' di rancore, insomma, un po' di recriminazioni me le aspetto, Vediamo se le nostre fedelissime Piatnik ci sono. Allora, l'orso, io sono, l'orso è io, sono, questa è proprio la personalità, la persona, la crescita, un po' anche l'ego a volte, no? Con alle spalle la bara, cioè guarda che io esco adesso di qua dove tu non mi vedi. La bara, sapete che ha proprio un senso di chiusura, ci dice però anche che ha poco da lamentarsi, nel senso che se fino adesso non avete visto queste straordinarie qualità, poteva anche magari un pochino impegnarsi per farvele vedere, per amor del cielo. Però un conto è quello che si sa e noi, un conto è quello che sa questa persona. Però qui c'è proprio a dire adesso ti stupirò. Eccola qua, perché avevamo quelle carte. Vedete che è uscito il diavolo e ovviamente chi se l'aspettava, sono uscite anche le serpi. Ricordiamoci che le serpi sì, vogliono dire, parlano di una persona, di solito se è di una persona un po' così manipolatrice, un pochino così a volte un po' frustrante, ma soprattutto qualcuno che ci inganna, che prende altre vie per riuscire ad arrivare dove vuole, mi raccomando, in questo caso assolutamente no, anche perché la frase è composta ben diversamente. Anche in questo caso vi posso subito far notare che è molto importante per questa persona parlarvi di ciò che uscirà in questo messaggio che noi adesso stiamo andando a prendere nella testa, detto così orrenda, ma insomma, e che però qua a breve salta proprio fuori, quindi sta anche per dirvelo di persona, se gliene darete la possibilità, perché questa è una delle cose che vi imputa, di non lasciare molto spazio alle sue parole. Ma ci arriviamo. La prima cosa da notare qua è l'importanza di questo messaggio, come se fosse qualcosa che risolverebbe qualche attrito che ogni tanto si viene a creare tra voi. Il contrasto tra il libro sopra e la lettera sotto, quindi per adesso è nella sua testa, e questo già lo sapevamo, però
è ancora in elaborazione, ma qua mi vuole parlare, ma sta parlando. Abbiamo una forte strategia che ci viene anche suggerita dall'arcano del diavolo, quindi saggezza con strategia, comunque 2 gradi 5, che per adesso vanno sulla torre, quindi però vorrei venire però col bagatto, un attimo che cerco di aggiustare un po' il tiro perché comunque non vuole fare guai. Una personalità, come vi dicevo, infantile sicuramente, ma molto spontanea, molto ingenua anche. Ecco, allora come mai non capisce che se voi non avete notato alcuni tratti del suo carattere o alcune cose che ha fatto, ha detto, è perché non le ha fatte notare, non le dice. Siamo davanti anche a una personalità di quelle che magari fanno le cose come si dovrebbe sempre, con la mano destra e la sinistra, non lo sa, poi però qua si esce dal seminato e dice, ma come non l'hai notato? Bravo, se non me lo dici, oppure ve lo dicono dopo. Io non lo sai, ma ho fatto questo. Ecco, personalmente io ho uno di quegli atteggiamenti che non apprezzo moltissimo. Non dico di ostentare, però almeno mettere al corrente, se no è inutile poi recriminare di non essere stati apprezzati. Qua un po' questo sentimento c'è. Da questo libro sotto però c'è questa lettera, quindi come per dire, sto già pensando. Sto già elaborando, terminando di elaborare quello che ti voglio poi dire a voce ed è qui, quindi la mia intenzione è rapida, ok? Allora, qui sta dicendo che è un grande, grandissimo cambiamento in questo momento per questa persona che vi ricordo è l'altra persona da voi, chiunque voi siate, e sta a simboleggiare questo, non importa che qui sia il gentiluomo. Perché voi nelle mie stese siete sempre con la carta 29, perché sono io che le stendo la dama, chiunque voi siate, quindi qui è quella persona. Perciò c'è un grande cambiamento, un grande stravolgimento che rende irrinunciabile, rende anche necessario e anche risolutorio questo messaggio che vorrei darvi e che è che non si sente compresa da voi e perdono, io sto interpretando, quindi non ve l'abbiate a male, se questa cosa sicuramente non è come vi viene detta da questo interattivo, nel senso, questo è quello che dice, però io non mi trovo d'accordo necessariamente. Si sente questa persona un po' manipolata per essere portata sempre dalla vostra come punto di vista. Quindi non solo non si sente, vi sta dicendo, non sento che tu abbia visto i grandi cambiamenti positivi che io ho avuto in questo ultimo periodo, e qui apriti cielo, però è assolutamente convinto. Non solo io ho fatto degli sforzi per cambiare, per diventare una persona migliore o comunque una persona che accanto a te è migliore, non solo ho vinto le mie paure, e ho fatto cose che prima non avrei fatto, dal parlare dei propri sentimenti, al esserci in determinate situazioni, al prendere in considerazione il fatto di voler avere una relazione che magari prima no, tante cose, e tu non me l'hai mai riconosciuto appieno. Ripeto, sono un interprete, non incavolatevi con me. Ma anche quando io cerco di dire la mia, quando cerco di far vincere la mia opinione, mi sento manipolato in casa, in sostanza, quindi all'interno di questa relazione. Eppure io credo di aver fatto tanto per questa storia. Se per esempio qui ci fosse una coppia che in questo momento è in crisi, Dio non voglia, perché questo può essere tranquillamente un discorso tra due persone che in apparenza la crisi non la stanno sperimentando, però evidentemente qualcosina non c'è. Ma se foste in crisi, questa addirittura è io ho fatto, sto facendo tanto per cercare di risolvere questa crisi, ma tu non ascolti perché filtri sempre le mie parole. Per motivi tuoi, qui lui o lei si fermano, dico io, magari perché vi ricorda qualcosa o perché avete già vissuto una situazione simile anche con questa persona o anche no, e iniziate subito a tirare su, no, il potere levatoio, a dire no, un momento, però vi sta dicendo io sto facendo tanto, ho fatto tanto,
Eremita, vatti a rivedere cosa ho fatto, vatti a ricordare come ero prima. Io ti ho secondato, io sono una persona migliore come tu vorresti, quindi vedete che c'è quasi questo senso, non dico di obbedienza, ma cercare di compiacere. Ma tu non solo non lo stai apprezzando, ma cerchi sempre comunque ulteriormente di cambiarmi e di manipolarmi in quello che mi è più congeniale. Quindi voglio parlarne con te perché non capisco e voglio, però voglio chiarire questa cosa perché a te tengo questo che sta dicendo e non è la pillolina alla fine perché il messaggio prima era antipatico, cioè perché vedete che qui c'è proprio un desiderio di progresso o di ritorno, se così fosse, però la seconda ipotesi, verso una zona vostra, cioè la vostra familiarità. Sente che in questo momento, nella vostra sfera di azione, quella dentro la vostra bolla, stanno prevalendo le energie vostre rispetto alle sue. Sente che avrebbe bisogno di essere più considerata dal punto di vista proprio di ciò che ama fare e anche di quello, dal punto di vista di ciò che è. Ha un po' sempre questo adagio nella testa, come se voi non apprezzaste abbastanza. È un po' vittimona questa persona, tende un po' al vittimismo, ma non lo fa con cattiveria, cioè non è la palla al piede, è uscita con questa energia, quindi è qualcuno che tra l'altro è molto insicuro, ha molto bisogno dell'approvazione vostra nello specifico, non tanto di altri, quindi ha allo stesso tempo bisogno della vostra approvazione, ma avrebbe tanto bisogno di trovare un'autostima per i fatti suoi. A questo punto le cose tra voi andrebbero bene. Tant'è vero che qua mi esce con energia bagatto, no? Quindi vi dirà questa cosa, però anche lì cercherà di dirvela in modo da non far scoppiare il patatrac. Ricordate che prima abbiamo visto che intendeva sorprendervi. Allora, qua la sorpresa è il messaggio stesso, qua mi stai dicendo io non lo dico, cerco di farmi capire quei fatti anche che non mi sento considerata il giusto. Fra poco te lo dirò e ti sorprenderò e ti farò vedere che so esprimere queste cose, perché fino adesso forse tu pensi che io non ami parlare dei miei sentimenti, che sappia solo eventualmente litigare, ti dimostrerò perché per questo sta pianificando questa cosa. Adesso attenzione, non è una dichiarazione di guerra, è proprio perché questa persona tiene a voi che desidera essere apprezzata al pieno. Quindi è un messaggio, come vi dicevo, che soprattutto cerca l'approvazione e una volta sistemato questo, però si va via liscio, cioè non è solo una cosa che non va giù. Come dire, ma come? Perché nella sua testa fa tantissimo, forse anche nei fatti, ma lo fa in un modo che non viene percepito correttamente. Quindi vuole parlarne. Questa, tra l'altro, è una delle cose che fino ad ora non ha mai fatto. Quindi vi vuole stupire con queste. Vuole fare un po', adesso, vittimone, ma in senso affettuoso, ecco, non sono queste carte di Crisine, anzi, diciamo che sono pure carte di soluzione. Bisogna solo aspettare un attimo il passaggio dalla testa alla lingua e poi sono cose tra voi e vedrete che qui si risolve. Per adesso abbiamo cercato di capire cosa vi dice, forse quando è come se facesse le prove, no? Sta per uscire, però sono gli ultimi momenti, alla prova generale. Quindi, senza che voglia sembrare una critica, non vi sta criticando, vi sta chiedendo forse maggiore attenzione. E vi vede potenti, vi vede certamente, non dico meglio, ma vi vede più forti anche nei confronti del mondo. Sente questa insicurezza, soprattutto in confronto col vostro modo di procedere, che dico, magari non lo fate vedere come atteggiamento, però voi siete una persona che ha meno bisogno dell'approvazione altrui perché piuttosto va dritta e macina fino a quando non arriva in meta. E invece lui o lei vi verranno a dire questo e vabbè, così poi riequilibrate il tutto e poi qui si viaggia sereni, ok? Bene, allora per voi che avete scelto appunto la tradizione e la pietra bianca, il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Nel caso, se volete, mettete il like, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Io, come sempre, vi faccio un enorme in bocca al lupo. Vi ringrazio per essere stati qui e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao.